In via Dante a Cagliari ci sono attività che chiudono, ma ci sono anche attività commerciali naturalmente che proseguono. In questo caso un cambio di gestione della storica farmacia di via Dante a due passi da Piazza Giovanni non è più di proprietà dei Cherchi, ma è passata adesso alla Alla dottoressa Casu. dottoressa Casu insieme a mio marito, dottor Paolo Pisano. Come mai avete deciso di rilevare Di la rilevare, farmacia? abbiamo fatto una permuta, abbiamo fatto uno scambio. I vecchi titolari dei farmacisti Cherchi sono andati a Silico, dove eravamo noi per circa dal 1954, anche noi là, storica anche a Silico, e ci siamo trasferiti qua. Abbiamo voluto acquistare questa anche perché abitiamo a Cagliari, abbiamo 3 figli e la nostra vita ormai è a Cagliari. A proposito di vita di Cagliari, in Sì. Via Dante la vita non è molto, ma molto alta e vivace da un punto di vista commerciale. Come mai questa scelta? Allora, così ci hanno detto. Noi non, d'altronde, Via Dante, noi sappiamo che era il salotto di Cagliari, la via più importante anche di Cagliari, Appunto, era. tra le vie più importanti. Vogliamo metterci di nuovo tutti quanti in gioco e vedere, non ci spaventa un po' neanche la competizione, magari con gli altri esercizi, purché sia fatta lealmente. E ci mettiamo tutti in gioco, vogliamo Voi rimetterci in adesso gioco. starete qua fissi in via No, Dante? non esattamente in questo locale. Qua adesso siamo in affitto, ci trasferiremo vicino alle gallerie Ormus, vicino alla banca BNL, fra un paio di mesi. E qui cosa arriverà, lo Non lo sapete? sappiamo, in questo momento non glielo so dire, non lo In via sappiamo. Dante appunto si parla di commercio, Sì, dottoressa, e sì. appunto si parla anche di costi. Praticamente c'è un po' un crollo degli affitti. Voi ad esempio siete riusciti ad avere un prezzo conveniente? Perché comunque Io siete in pieno mi centro. auguro di sì, non sappiamo, magari non sapevamo gli affitti magari dei proprietari a qua a fianco, però a noi ci è stato proposto quell'affitto e noi l'abbiamo dovuto anche accettare senza dover vedere se si pagava di più, se si pagava di meno in altri locali. Lei è una dottoressa, in un'ultimissima Sì, battuta, è un tema sì, molto caldo. sì. Street contro polizia municipale, lotta ai parcheggi in doppia fila, Sì, tante questo noi multe. vorremmo, magari questo sì, se il comune ci viene incontro, se il sindaco ci viene incontro, sì. Chiederemo anche dei parcheggi specifici per anche i pazienti che dovranno venire qua, di non farli pagare magari con rotazioni ogni 10 minuti. Questo sì, lo chiederemo. Anche un po' di illuminazione, ho visto che non è molto illuminato, un po' A scarsa. proposito del parcheggio di doppia fila, invece, qual è la sua filosofia? Lei, dottoressa, è anche commerciante in Sì, quanto sì, farmacista. sì, Lei come sì. vede la doppia fila? Bene o male? Se è temporanea. Io la vedo bene perché anche in altri posti, anche in altre zone di Cagliari ci sono addirittura 4 file, non 2 file, perciò perché no? Se per un paio di minuti io direi di sì.